Pesaro, perché la sua presenza per noi stasera è importantissima. Voglio ricordarvi, l'ho detto prima, che grazie anche al loro centro quest'anno siamo riusciti a far allenare il nostro settore giovanile, abbiamo fatto tutti i ritiri della prima squadra là, è un centro importante, ecco. Loro hanno ospitato squadre come il Bologna e il Milan quest'anno là, quindi sono degli imprenditori del settore che stanno facendo valere questo loro impegno. Quindi io ti ringrazio, Nilo, mi dai la forza di andare avanti, nonostante siamo vicini, ma non sei proprio di Aversa. Diciamo che l'onore è stato soprattutto ospitare l'Aversa a Sant'Anti, ma al di là del Milan e Bologna. Vicino all'ingegnere Spezzaferri, soprattutto all'amministrazione comunale, perché l'ingegnere con la dirigenza di Aversa sta facendo sacrifici enormi, però se non lo sopportiamo tutti quanti, dal piccolo imprenditore al grande imprenditore e all'amministrazione comunale soprattutto, l'ingegnere Spezzaferri poi non ce la farà più ad andare avanti, perché il sacrificio è enorme, anzi effettivamente lo dobbiamo ringraziare tutti quanti per Aversa e per tutto il territorio, che lui comunque fa onore con la sua squadra e il campionato che sta disputando. Voglio dire una cosa prima che iniziamo, abbiamo iniziato questo incontro così piano piano, poi c'è stato qualche piccola